1987, Ruud Gullit. Dopo Cruyff, l'Olanda torna a fare epoca. Dietro Gullit, due giocatori del campionato spagnolo. Quando nel 1987 Ruud Gullit vince il pallone d'oro, dedica la vittoria a Nelson Mandela. Io ho tutte le fortune, mentre lui passa la sua vita in prigione pur essendo innocente. Ma la sua causa è la mia. Nelson è un nero. Il grande incontro fra i due avverrà 3 anni dopo. Ma nel dicembre del 1987, il Teatro del Pallone tiene a battesimo il suo primo artista impegnato. Fino a quel momento, l'Olanda ha avuto un solo giocatore premiato, Johan Cruyff. L'arrivo di Gullit consacra quindi un suo compatriota, pronto a percorrere la strada indicata dal suo glorioso e illustre predecessore. È davvero un ciclone Ruud Gullit appena a prode in Italia. Nel 1987, la stagione che lo premia con il pallone d'oro. Vi arriva forte di una stagione scintillante in patria, con il titolo conquistato con il PSV Eindhoven. Appare immediatamente originale e non è solo questione di look, indubbiamente fuori dal comune. Gullit è la prima grande operazione di mercato del Milan che Silvio Berlusconi edifica per Arrigo Sacchi. Il giocatore e il tecnico sono un tandem azzeccato, inserito in un gruppo che ha fame di vittorie. Gullit incarna con un surplus di potenza e gioiosa esuberanza le virtù del calciatore universale. Sa essere devastante nelle progressioni, difende e attacca, ha spirito di sacrificio e attitudine all'iniziativa personale. Emerge la consapevolezza che il calcio, proprio attraverso giocatori come lui, stia andando incontro a una mutazione irreversibile. L'era della velocità supersonica ha inizio. Il ritmo dei fraseggi di centrocampo viene brutalmente spazzato via. Diventa impossibile non accorgersi, e di conseguenza premiare, una novità di tale portata. Anche le prime giornate di campionato confermano l'impronta Gullit. Nella prima giornata a Pisa è un suo colpo di testa a dare il via alla vittoria milanista. Un'elevazione impressionante, una dimostrazione di tecnica ed atletismo assolutamente perfetta. Ne verranno molte altre e solo la presenza di un suo compagno di squadra e di nazionale, quale Marco Van Basten, ha impedito a Ruud di aggiudicarsi un numero maggiore di palloni d'oro. Anche se il suo resta memorabile per la speciale dedica fatta a Nelson Mandela, quando ancora il leader sudafricano era detenuto in carcere dall'odioso sistema dell'apartheid.